Si può fare sempre di più, come diceva il famoso trio di Sanremo, si può dare di più, però io lo sapete, con il nostro pubblico, i nostri tifosi, li ringrazio sempre per la presenza, per l'appoggio, per il supporto, anche oggi, insomma, è un dato, 15.000 persone, è un dato importante. Questo triste panorama italiano, anche in Serie A, per quanto riguarda le presenze allo stadio, che ho visto, stanno sempre più scemando e quindi assolutamente io ringrazio chi viene allo stadio anche in condizioni molto spesso disagevoli, perché obiettivamente guardare la partita sotto la pioggia non è piacevolissimo, quindi non mi lamento assolutamente. Non, sinceramente non credo, penso che nella percezione dei tifosi sia un po' sopravvalutata forse. Non credo che i tifosi si pongano adesso l'obiettivo di quello che succederà in caso di promozione. Io ho sempre detto, io un problema così mi auguro di averlo, perché significa prima di tutto che siamo stati promossi. Molto biecamente, diciamo, da imprenditore che quindi fa degli investimenti, significa che anche rispetto al valore attuale, che già è un valore rilevante della società, vuol dire che aumenterebbe di valore anche il mio investimento. Quindi, poi c'è una normativa che regola al momento la situazione, quindi vedremo. Ti ripeto, non credo che ai tifosi interessa che la squadra vada sempre meglio, che lotti per traguardi o che sia competitiva per lottare per traguardi, quindi da quel punto di vista non mi fascerei troppo la testa.